Dopo i bagordi e il clima festoso delle giornate dell'Eurovision, Torino torna al centro dell'Europa, questa volta con un evento sportivo. Sabato 21 maggio all'Allianz Stadium andrà in scena infatti la finale di UEFA Champions League di calcio femminile, dove si affronteranno Barcellona e Olympique Lione. Per tale occasione Adidas, tra gli sponsor della manifestazione, insieme a UEFA e con la collaborazione di Ballon Mundial Onlus, ha regalato alla città un campo di calcio a 5 con erba sintetica di ultima generazione presso lo storico circolo sociale da Jau, nella periferia sud della città, il quartiere Mirafiori. L'iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione tra Adidas e Ballon Mundial avviato 2 anni fa. Ballon Mundial è stata scelta come una delle 15 associazioni che vivono e lavorano nel sociale in giro per il mondo all'interno di un progetto a largo respiro di Adidas sullo sport, che è Breaking Barriers. Ballon Mundial è entrata a far parte anche di un altro progetto più nel calcio, che è Adidas Football Collective, che grazie anche al supporto di UEFA, diciamo, sfrutta la visibilità e la forza delle finali e dei grossi eventi come quello di sabato qui a Torino per regalare qualcosa alle città. Quando il progetto Adidas Football Collective ha scelto un partner, doveva cercare un partner a Torino per la finale di Champions League femminile, hanno parlato di noi e oggi siamo qua a festeggiare la nascita del primo campo gestito da Ballon Mundial. È un po' limitativo dire, bella, ti metto a posto il campo, ti metto il mio logo intorno e poi non ci vediamo più. Quello che per noi è importante è riuscire a mettere in grado Ballon Mundial e le altre associazioni con cui lavoriamo negli anni futuri per aiutare i giovani, farli fare sport, perché con lo sport veramente abbiamo la certezza che si può cambiare la vita delle persone. Uno spazio che vuole essere prima di tutto un luogo di aggregazione, che in un quartiere come questo può fare la differenza nella vita quotidiana di tante e tanti giovani. È incommiabile che Adidas insieme a UEFA abbia deciso di lasciare una legacy, un'eredità ai territori, e quindi noi come Mirafiori, che siamo un quartiere di confine, abbiamo la possibilità di fare partecipare e socializzare attraverso il calcio centinaia di ragazzi che verranno a calpestare questo campo sportivo giocando, ma soprattutto diventando donne e uomini della nostra città. Un luogo della memoria che vuole costruirsi un futuro. Il circolo da Jau ha una lunga storia legata alla memoria partigiana, a quella operaia e punto di riferimento fino agli anni 90 per molti giovani. Viene insediato in un circolo storico, un circolo dedicato in memoria di un partigiano, Jau, molto frequentato dai giovani. Questo è un circolo storico della città di Torino, nato 70 anni fa dal movimento operaio, costruito dai soci pezzo dopo pezzo. È stato uno dei circoli che prima in Italia, a Torino, ha fatto musica dal vivo, però dopo gli anni 90 aveva bisogno di un rilancio. Ed è simbolico come sia proprio il calcio femminile ad aver dato questa opportunità a una realtà come Ballon Mundial, che in questi anni ha costruito un percorso importante sul potenziamento del calcio femminile. La direzione in cui sta andando in generale il calcio femminile è quella giusta e credo che le cose stiano cambiando. C'è ancora un gran percorso da fare per cambiare le cose per le donne in generale nello sport, anche nello sport femminile, cioè il calcio. Credo anche che è una cosa bellissima per avere un evento nella città di Torino, nella nostra città, e è anche un gran evento non solo nella parte europea ma anche mondiale, e per avere donne atlete professioniste qua a giocare in un stadio riempito e pieno, e penso che è una cosa bellissima, no? Su spinta dei nostri soci abbiamo inaugurato il primo torneo di calcio misto. In realtà abbiamo partecipato al torneo di calcio misto, è stato un grande successo.